Dopo la cavalcata in regular season che ha portato il terzo posto, la Ercantea si prepara per ricevere domenica alle 18 la Sangiorgese per gara 1 del primo turno dei playoff. I lombardi hanno disputato un campionato di prim'ordine e con l'innesto invernale di Casati hanno definitivamente trovato la quadratura del cerchio, raggiungendo un sesto posto che per alcuni rappresenta una delle sorprese del campionato. La storia dei ragazzi di coach albanesi parte però da più lontano, dal gruppo che ha raggiunto la promozione 2 anni fa. Il nucleo è rimasto praticamente invariato, con alcune modifiche che hanno ringiovanito il roster, un avversario ostico per i ragazzi di coach Russo, che nella regular season hanno dovuto sudare le cosiddette 7 camicie per imporsi al Palatagliate nella 4ª giornata di ritorno. Il risultato finale fu 68-66, andò molto peggio in casa della Sangiorgese, con lombardi che si imposero con 20 punti di margine, ma i playoff come sempre fanno storia a parte e l'imperativo in casa a Ercantea in settimana è stato ricaricare le energie e scaricare la tensione accumulata nelle ultime intensissime settimane di campionato. Senza dubbio le fatiche della stagione regolare si stanno facendo sentire, ma coach Roberto Russo non vuole alibi e sa che in questi casi sono le motivazioni a giocare un ruolo determinante. Importante però per l'allenatore livornese il fatto di aver visto i suoi ragazzi con un atteggiamento positivo e più convinto nelle ultime partite. Per gara 1 la società si aspetta il solito massiccio sostegno di pubblico che durante l'anno ha seguito le gare dei biancorossi. Da tanti anni non venivano raggiunti i playoff, perciò è lecito attendersi una risposta più convincente da parte dei tanti sostenitori che da settembre in poi si sono appassionati alla squadra.